Diversi tipi di attrezzatura video che sono stati al centro del laboratorio che abbiamo fatto, che è molto interessante perché l'applicazione di attrezzature video, quindi un aspetto manuale e pratico, nell'idea teorica di poter insegnare a adulti vulnerabili o adolescenti da un punto di vista manuale, quindi usando il video, tutta l'attrezzatura, anche proprio la videocamera, come si usano i microfoni, i diversi tipi di inquadrature, che possono poi essere utilizzati successivamente in situazioni di partecipazione o di progettualità. Penso che la cosa più importante sia il fatto che le persone che parteciperanno a un qualsiasi progetto di adulti vulnerabili o adolescenti, quello che sia, possano interagire direttamente loro con gli strumenti. Cosa ne pensi di questa giornata? Qual è l'aspetto più utile che hai, secondo te, che hai imparato, la cosa che potresti utilizzare? Sicuramente per il mio lavoro, essendo una persona che comunque lavora già sui video, quindi ha una formazione già precedente, il fatto di utilizzare lo strumento del video partecipativo anche per la progettazione futura del CIS, l'organizzazione, quindi provare a scrivere dei progetti includendo la realizzazione video con la tecnica partecipativa, che mi sembra molto interessante. E che, come lo adatteresti per il nostro target? All'interno di Matemul si potrebbe creare un laboratorio video partecipativo che possa essere poi luogo di progettazione e anche comunicazione verso l'esterno. Ad esempio, le attività del centro Matemul potrebbero essere raccontate attraverso la tecnica del video partecipativo, ma anche le attività del CIS in toto, perché è divertente, è comunitario e sicuramente accessibile a tutti.